Dimmi se non è vero che non c'è un libro in cui non ci sia la camera di Walcott, che è una delle macchine, ma questa è un'invenzione successiva, per realizzare daguerrotipi, piccoli ritratti daguerrotipi. È una macchina che non è una macchina fotografica, perché non esiste macchina, obiettivo, esiste solo questa camera, la camera di Walcott, da dove entra la luce della modella, la quale viene riflessa da uno specchio convesso che rimanda la luce nella pasta daguerrotipica piccola che è qui, perché se fosse grande coprirebbe tutto il riflesso, quindi non può che essere piccola. Io ho raccontato questa immagine che ho sempre visto come disegno, come disegnino, non ho mai vista una macchina vera, non so te se l'hai vista una macchina di uomo. Riproduzioni del... Io non l'ho mai vista. Qui entra anche il complicato, perché quando io parlavo di creatività daguerrotipica, sì, c'è già un qualcosa lì, ma sono queste due sequenze, queste e queste, che sono il clou della questione. Bisogna ripetere gli elementi fondamentali del daguerrotipo. Il daguerrotipo che cos'è? È una vasta di rana argentata, quindi uno specchio perfetto, sensibilizzato con vapore di iodio, o quello che è, esposto e poi sviluppato in vapore di mercurio. I bianchi dell'immagine, come se fosse una lavagna che fa puntini col gesso per creare un'immagine. Sostanzialmente quello, perché i costolini di mercurio sono i bianchi e ciò che non... qui c'è un angioletto che è l'angelo musicante di Forlì, dell'osso da Forlì. Questa è un'immagine daguerrotipica ripresa, sviluppata, fissata, completa ed è sotto, qui, sopra a 45 gradi c'è un altro daguerrotipo ripreso, in cui è stata fatta la ripresa ma non è stato sviluppato, quindi c'è un'immagine latente però non si vede. Le altre parti sono tamponate con vetro eccetera in modo che è tutto chiuso. Nella seconda immagine, se noi accendiamo il fuoco sotto, esponiamo a un fuoco forte fiamma l'immagine daguerrotipica sotto, il mercurio evapora e va a sviluppare l'immagine che è sotto, che era solo latente, non era stata sviluppata. Quindi alla fine noi abbiamo l'immagine completa sopra e sotto è praticamente scomparsa tutta l'immagine. Dissolvenza incrociata, perché mentre una compare, l'altra scompare. Un gioco. Che bello! Sì, la rasta sotto rimane vuota perché hanno evaporato. Sì, evaporato il mercurio, non c'è più nessuna immagine. È andata a fissare l'immagine. È andata a fissare. Altra sequenza, ultima. Quella che ieri non allora, intanto qui non ci stava tutta in linea, perché così sembra una cosa strana. Quindi questa è la prima immagine, dopo ci ho messo i numeri almeno, e questa è l'ultima. Ora, riprendiamo il discorso del daguerrotipo. Il daguerrotipo è un'immagine formata da minuscole goccioline, praticamente semisferiche, di mercurio, piccolissime. E non è che si vedono nel daguerrotipo. Non è che vedete le goccioline, però se basta ingrandire molto poi le vedete. Allora, qual è il concetto qui? Io mi faccio un autoritratto daguerrotipico allo specchio. Questo sono io di fronte allo specchio, mi faccio l'autoritratto. Sviluppo il daguerrotipo, preparo lo sigillo, eccetera, che è questo, e poi lo attacco allo specchio. Da questo punto in avanti faccio un ingrandimento successivo, questo è un po' più grande di quello, questo è già molto più grande per te, questa parte qui. Qui c'è una fissura perché qui vediamo ancora che questa è parte della macchina, è un obiettivo questo, qui non lo vediamo più, che sia la macchina, che cos'è questo. Infatti è questo rettangolino qui,
Continuando l'ingrandimento si arriva alla gocciolina di mercurio singolo che porta la stessa immagine di partenza. Perché in ogni gocciolina di mercurio c'è sempre la stessa immagine. Qui non ogni volta c'è l'immagine, ma c'è se io sono fermo lì, perché questa è un'immagine riflessa, cioè, questa è un'immagine daguerrotipica fissa. Se io la prendo e sposta resta uguale. Qui invece è l'immagine dovuta dallo specchietto sferico della gocciolina che c'è se io sono lì. Se io sono lì. Perché la gocciolina sta solo facendo da specchio in quel momento. C'è solo uno specchio e ti riflette. La gocciolina è uno specchio come lo è quella bolla piena di mercurio. Quello che quella là è grande, quella è piccola. Ma l'immagine c'è, ma si dovrebbe. Ora, compreso questo, d'accordo? Non è vero. No, in questo senso. Il fenomeno c'è assolutamente, anche perché se poi una volta spiegato si intuisce, no? È un piccolissimo specchietto che avrà la piccolissima immagine, non è che non c'è, c'è. Solo che se voi andate a fare un ingrandimento di questo genere con un microscopio, dovete stare a lenti vicini, che cosa viene riflesso? La lente del microscopio. Quindi, non è che è meno intrigante la cosa, è vera, però non può essere vista, e io la racconto. Basta. Questo è immaginario fotografico, non sono tecniche, è immaginario fotografico. Ecco perché io fin dall'inizio ho fatto un monumento al conte di Fenderalossi, nel quale mi sono identificato, sono io 30 anni fa. E quindi quella è la mia immagine, perché un campione dell'immaginario fotografico, quello che ha inventato 80 anni prima un processo che ha molto a che fare con il daguerrotipo, è una cosa straordinaria. E quindi è quella cosa che mi